Buongiorno, granellini. Hola, granos, ¿qué tal? Ah no, scusate, scusate, mi sono fatta prendere dalla lingua spagnola. Ciao, granellini! Anzi, dovremmo dire in realtà buon pomeriggio, non si usa molto in italiano dire il good afternoon, perché voi Buenas di tardes! solito vedete il video intorno alle 13 ora italiana, che sono poi le 12 canare. Sta diventando per noi un appuntamento piacevole, naturale. Vedete che non ce lo scordiamo più? Eh no, ci sta aiutando a essere più rilassate, come dire, più naturali, di fronte a queste videocamere, e quindi ci sta aiutando anche nel diventare un pochino più brave, perché è importante essere a proprio agio quando si svolge un'attività di questo tipo. Senza indugi, 7 aprile, mercoledì, settima pillola da Fuerteventura. Pesco Pesca lei. io. Che ci sarà? Tenete conto che sono 30 pillole già scritte, sulla base della nostra esperienza, di quella fatta con degli amici e anche di alcune cose che ci avete suggerito voi privatamente. Quindi sono già tutte qua. Non è che ce n'è una sola al giorno che ci prepariamo, noi non sappiamo mai quale esce. Allora. Particolare questa. Il lavoro più umile che hai svolto. Come sapete, si prestano a diverse interpretazioni. Per me è tosta questa domanda, per una serie di considerazioni. Nel senso, per umile si intende l'attività in sé? Il lavoro più umile che hai svolto si intende che comunque percepivo una retribuzione o poteva essere un'attività? Perché anche fare dei lavori in casa, uno dice cosa hai fatto oggi? Ho fatto i lavori in casa, è un lavoro, però nessuno ti paga. Per umile si intende perché secondo il senso comune quella cosa che hai fatto era umile? Devo darne una mia interpretazione a questa pillola perché è soggettivo, giusto? Sì, poi loro daranno la loro. Mumble, mumble. Allora, Granellini, si sente il rumore delle rotelline che sì, girano. faccio molta difficoltà a darvi una risposta sincera. Allora, per molti anni ho pensato erroneamente, secondo il senso comune, che i lavori umili fossero quelli materiali, manuali. Ed era un'interpretazione errata, dettata da quello che vivevo, no? E io, avendo avuto da ragazzina dei problemi di salute molto importanti, non riuscivo a svolgerli. E questa poi è una parentesi della mia vita molto forte, molto personale, molto intima, su cui non metto bocca e non voglio che nessuno ci metta bocca perché per me è una cosa molto importante. Però vi dico che, vi accenno che a causa di questo, tante cose che molti ritengono umili e faticose, io per tantissimi anni, diciamo gli anni poi più forti della mia giovinezza, non sono proprio riuscita a farli, quindi non mi sono posta il problema. E lei, col suo amore, la sua protezione, la sua dedizione, mi ha anche aiutata nel non doverli fare. E quindi tante cose non le ho fatte. Non so se mi sto spiegando, perché in questo un po' mi perdo. Ho svolto dei lavori che per il senso comune erano importanti. E invece per me erano umili, perché magari sentivo di avere delle competenze, dei talenti che quindi mi facevano dentro di me sminuire quella determinata attività, per cui magari altri avrebbero fatto i salti di gioia. Mi spiego? Lavori magari declassati, che secondo me avrebbe potuto fare chiunque, e invece quello c'era e sempre per pagare bollette quello si faceva. E poi c'è anche un aspetto legato all'aspetto economico della cosa. Sono stati lavori umili perché erano anche pagati in maniera modesta. Quindi diciamo sì. Non ho grosse cose da raccontare riguardo all'umiltà nel lavoro, se non che ad un certo punto della mia vita
riaprendo e chiudendosi quella parentesi mia personale che non voglio toccare, sono guarita da alcune cose, sono stata meglio e sono riuscita fisicamente a svolgere con lei, per rimettere a posto casa nostra dei lavori che magari gli altri passando di là ritenevano umili. Per esempio, ho sradicato con le mie mani e ne sono stata orgogliosa perché voleva dire che mi sentivo bene in salute, decine e decine di canne da zucchero. Sono quelle sottili, alte 4 metri, 5 metri, 6 metri. No, beh, 6 metri no, 3, 4. 3-4, no? E le ho sradicate a decine con degli attrezzi di cui non vi so dire il nome, lei è più esperta di me in questo. Abbiamo svuotato fienili che contenevano 60-70 anni di vita con tutto quello che c'era dentro, trovando anche qualche topolino morto. Abbiamo portato in ricicleria centinaia di macchinate di cose, cioè abbiamo fatto tanto, rimesso a posto delle cose, ed erano sicuramente dei lavori umili, però io non li ho percepiti in realtà come tali. Li ho visti come una cosa che era indispensabile per rimettere a nuovo casa e venderla. E poi magari posso fare un accenno alla mia esperienza in carcere. Io ho lavorato nel carcere di Padova, nel settore di massima sicurezza, e di quell'esperienza di cui non, sicuramente non posso parlare per questione di privacy, come potete ben capire, perché è stato un lavoro delicato. Forse è stato umile, non lo so, stare in mezzo a quelli che vengono considerati i criminali, o le persone che hanno commesso i crimini più forti, più importanti. C'è differenza tra un crimine e l'altro, per me no, per la legge sì, quindi è stata un'esperienza molto forte. È stato un lavoro umile. Beh, qualcuno quando sente dire che ho lavorato in carcere gli brillano gli occhi, ma non ha assolutamente idea di quello che ho provato, delle condizioni igieniche, sanitarie, fisiche, ambientali in cui dovevi stare per stare con i detenuti. Quindi, magari quello. Però vi posso dire che sono molto grata all'amore di mia moglie perché mi ha risparmiato, col suo affetto, con la sua protezione, tante cose, fin quando poi non mi sono sentita fisicamente in grado di farle. Com'è? Allora, lavori umili. Allora, diciamo che per quanto mi riguarda, non esistono dei lavori umili, o meno, o almeno che io possa percepire come umili. In realtà esiste chi ti fa vedere un lavoro come umile, o peggio ancora, chi ti umilia mentre stai facendo un determinato lavoro. E vi racconto un pochino quella che è stata un po' la mia vita da bambina fino ai 18-19 anni. E io ho sempre vissuto a Padova e i miei genitori, oltre al loro normale lavoro, mia madre faceva l'infermiera e mio padre era un operaio metalmeccanico, per cercare di emergere, hanno costruito un secondo lavoro che consisteva nell'allevamento dei bovini da latte e da carne. Io all'età di 10 anni ho visto nascere i primi vitellini e già l'animo veterinario che era in me ha detto: come si fa adesso a darli via? Sono così carini, sono così belli. E mio padre, che mi ha sempre dato degli strumenti che poi mi sarebbero serviti nella vita in futuro, mi ha detto: li vuoi tenere? Ok, allora te ne devi occupare tu. E da lì ho cominciato a fare un lavoro all'interno della stalla.
Quindi all'inizio mi occupavo, visto che ero molto piccola, solo dei vitellini che nascevano, quindi preparavo il latte in polvere, gli davo il secchio con il ciuccio, e sistemavo la loro postazione, eccetera. Poi, mano a mano che sono cresciuta, è cresciuta anche la quantità di animali che c'erano, per cui cresceva anche il mio lavoro all'interno di questa azienda familiare. E ho ancora e ho avuto delle competenze che credo pochissimi tra voi possano avere. Si passava quindi dal pulire materialmente le postazioni delle mucche a mungerle, e io penso di essere ad oggi una delle poche persone che sanno ancora mungere a mano. E io non ho mai vissuto questa cosa come un lavoro umile. Per me era un lavoro che portava aiuto nella mia famiglia e che era un lavoro come altri, cioè il problema è stato rendersene conto, anzi, il problema è stato quando altre persone me ne hanno fatto rendere conto guardandomi come se fossi un UFO oppure facendomi notare che magari quello che io facevo per loro non era normale. Ma vi dirò che sinceramente io ad oggi sono anche contenta di avere quelle competenze che magari oggi non mi servono assolutamente a niente, però gli insegnamenti di base di quel tipo di lavoro mi sono serviti in tantissimi altri frangenti della mia vita. E quindi appunto l'impegno, il continuare a provarci, il non importa se gli altri pensano che tu stai facendo una cosa che magari è troppo piccola per te, a me sinceramente è tornato molto utile e credo che continuerà ad essermi utile per tutto il resto della mia vita. Basta, ho finito. Bene. Ecco, questa è stata una pillola bella tosta, insomma. E giriamo la domanda a voi. Quindi, granellini, raccontateci qual è il lavoro più umile che avete svolto e perché. Perché lo avete ritenuto umile o perché lo avete dovuto svolgere. La Quindi percezione che ne avete avuto o quella che vi ha dato il mondo. È molto bello questo confronto, ci sta facendo crescere, ci sta insegnando tante cose. Anche quando vi mettiamo solo un cuoricino o aggiungiamo poco e niente, è perché non è il caso di aggiungere bellezza alla bellezza, perché magari ci avete fatto un commento che ci entra proprio nel cuore, e quindi vi siamo grate di questa vostra partecipazione. Stiamo crescendo granellino per granellino, parlate di noi. Iscrivetevi se non lo siete ancora materialmente. Mi raccomando, sosteneteci con i vostri like, partecipate, noi siamo contenti. Anche se magari impieghiamo qualche ora ad approvare il commento e poi a scrivervi qualcosa, sapete che insomma ci state regalando tanto, che è un canale che veramente ci sta dando tanta felicità. sì, ci sta piacendo tantissimo appunto scoprire anche le vostre risposte ed è molto molto bello per noi. Ci siamo presi un paio di minuti in più oggi perché la domanda meritava. Domani è il nostro anniversario di matrimonio, ma ci saremo comunque con una nuova pillola. E per oggi noi vi diciamo grazie da queste pillole di Fuerteventura e da Lella e Grazia, da Lingua di Polvere. Ciao! A domani, granellini. Ciao!